quell'invito di alcuni anni fa mi ha consentito di scoprire un pezzo di storia della letteratura recente molto interessante. Il nome di Orsola Demi è legato anche al premio Strega perché lei faceva parte diciamo, di un ambiente culturale molto vivace, molto produttivo e insomma che l'ha portata anche lì, diciamo, fino a Roma con questo premio importante. È una fiaba di Natale, nel senso che i protagonisti, fra gli altri, sono i tre re magi, c'è un gattino che si perde, ci sono un sacco di avventure, di trasformazioni, di colpi di scena. In poche pagine succede veramente È tanto. grande il libro come grande d'autrice. Sono cresciuto con Orsola Lemmy. Io ero, diciamo, adottato. È un papà speciale, perché è una famiglia tutta speciale la nostra. Insomma, Orsola era una donna fortissima, particolare, che ha avuto una vita veramente strana, moderna, è stata una donna innovativa, in anticipo sui tempi, pur essendo insomma una donna con valori profondi, credente. Sì, sicuramente i nostri genitori ci hanno cresciute in mezzo a biblioteche, in casa, tanti libri, e perciò questa è una passione che abbiamo coltivato fin da piccole, soprattutto grazie ai nostri genitori, ai nonni, che sono stati un po' un esempio in questo senso. E poi forse sia io che le mie sorelle siamo cresciute un po' con questa passione grande. Orsola Demi era molto amica di Maria e Goffredo Bellonci, che sono stati i fondatori del Premio Strega. Infatti tutt'oggi è la Fondazione Bellonci di Roma che si occupa di organizzare da tanti anni ormai questo premio letterario, che è il premio più discusso ma anche il più prestigioso d'Italia, ecco.